Nemici e nemiche della muffa, benvenuti in un nuovo filmato, ma questa volta è diverso dal solito e sono a fianco a un amico e un ospite importantissimo, Marco. Ciao, benvenuto. Ciao Giuseppe. Allora, come potete vedere dall'inquadratura, Marco ha in mano un telecomando e in realtà non c'è nessuno dietro la telecamera perché in questo momento ci sta filmando un drone. Spiegaci un po'. Quindi abbiamo un drone inoffensivo, di categoria inoffensiva, che è l'unico drone che può sorvolare strade aperte al traffico o persone strane alle operazioni, quindi città, case e quant'altro. Se non pesa 300 grammi ed è sopra la vostra testa e siete in una strada piuttosto che in casa vostra, è un drone abusivo o illegale. Quindi questo invece, usato da un pilota con l'autorizzazione ENAC, con l'assicurazione, il giubbottino, pilota di APR, eccetera, è utilizzabile professionalmente. Ecco. Che utilizzi possiamo fare con i droni, oltre a fare delle riprese aeree meravigliose? Di tutto, possiamo fare riprese video come in questo caso, fare fotografia, fare tante foto che possono ricavare modelli tridimensionali tipo 3D o fotogrammetria e fare anche pulizie. Per esempio, io ho questo drone speciale che per il quale sto cercando il nome, ma è un drone speciale che riesce a pulire le ragnatele. Ma fantastico! Però non lo so se potremmo usarlo in casa, mi sa che ha un utilizzo un pochino più ampio, giusto? Sì, perché in casa si usa la scopa o un bastone sensibile, qui invece possiamo utilizzare tranquillamente un drone di questo tipo a 40-50 metri, quindi pensiamo alle stazioni, ai musei, alle chiese, a luoghi dove per pulire ragnatele bisognerebbe montare una piattaforma aerea con costi e pesi incredibili, insomma. Peccato, perché io speravo di delegare la pulizia delle ragnatele in ufficio a un drone, ma mi sa che ci toccherà andare in mano con il solito ragnatore. Comunque molto interessante, Marco. Se posso rubare, e chiedo anche agli ascoltatori, io avrei un'idea per il nome. Dai, Basta Ragnatele, cosa ne pensate? Perché no, ormai il brand Basta risolve tutti i tipi di problemi, quindi Basta Ragnatele, giustamente. E io dico invece Basta Muffa. Esatto, però aspetta, adesso mi viene un ultimo dubbio, ma secondo te che utilizzo potrebbe esserci fra il mondo dei droni e i trattamenti antimuffa? C'è un anello di congiunzione? Dovremmo fare un periodo di sperimentazione ed è quello che ho in mente, ma non voglio svelarlo adesso, quindi ci ragioniamo bene insieme e iniziamo a farlo appena dopo questo saluto, mentre il drone si allontana e ci saluta. Ciao da Giuseppe! Ciao da Marco! E basta muffa!